ricorre oggi il 161esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito, esercito che prende origini dall'Armata Sarda, che combatté tutte le guerre risorgimentali. In questi 161 anni l'esercito ha affrontato moltissime prove e soprattutto ha fatto da scuola della nazione, mettendo assieme e amalgamando italiani provenienti da diverse parti del territorio nazionale. Le due prove più importanti del secolo scorso sono state ovviamente le due guerre mondiali, la prima vinta ma a un costo elevatissimo e la seconda invece andata tragicamente nei primi 3 anni, ma che portò poi a un secondo risorgimento nazionale con la guerra di liberazione. Nel dopoguerra, dopo aver assicurato la deterrenza ai tempi della guerra fredda, quindi aver preservato l'Italia da un possibile attacco da parte del blocco orientale insieme agli altri paesi dell'alleanza, l'esercito ha intrapreso una nuova stagione con la stagione delle missioni fuori area, delle missioni all'estero per portare pace, stabilità e sicurezza in aree tormentate del pianeta. Chiaramente oggi gli scenari cambiano e l'esercito comunque c'è sempre, l'abbiamo visto anche nella recente campagna di vaccinazione per il Covid e ovviamente anche oggi si sta preparando per gli scenari futuri, scenari che sono sicuramente meno facili degli anni che abbiamo appena vissuto, ma come si dice l'esercito sarà pronto come sempre a fare la sua parte, perché come si dice l'esercito c'è sempre.